consigliere Tinari ha fatto un intervento molto duro, ha parlato di una sorta di schedatura, invece si garantisce la privacy in questo senso? Sì, nel registro delle unioni civili nel regolamento c'è scritto che gli iscritti non possono essere divulgati in nessun modo, quindi diciamo quella è assolutamente garantita, ma appunto al di là di questi aspetti quello che mi preme sottolineare è il fatto che oggi la nostra comunità fa un avanzamento dei diritti, è la prima città in Abruzzo a farlo e quindi riprende il suo ruolo di capoluogo di regione che, come dire, indica la strada anche a altri territori. Speriamo che la indichi anche per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda uno sviluppo sostenibile dell'economia e soprattutto, come dire, si introduce in un dibattito europeo, pensiamo all'Inghilterra e alla Francia che in questo momento i parlamenti stanno approvando dei provvedimenti in materia e si introduce anche nel dibattito nazionale che inevitabilmente il Parlamento italiano dovrà affrontare. È passato secondo lei il messaggio anche tra quelli più coriacei, insomma anche quelli un po' più datati, no? Visto che c'era anche questo timore che non passasse in pieno? Ma guardi, secondo me sì, e diciamo che per far fare un avanzamento alla società servono delle scelte coraggiose. Se lei pensa che 30 anni fa ci fu una lunga discussione sul divorzio, piuttosto che sul fatto che se un imputato dovesse avere il diritto di essere assistito da un avvocato quando doveva essere interrogato, oggi dopo 30 anni a noi queste ci sembrano delle cose incredibili perché sono acquisite nella nostra cultura. Ecco, speriamo che tra 30 anni anche questo tipo di provvedimenti, cioè delle unioni civili e del riconoscimento dei diritti alle coppie omosessuali, sia una cosa naturale, perché la società è evoluta e quindi le considera assolutamente naturali e ci vedrà noi 20 anni fa come Dio Dio, quelli ancora non avevano. Quindi quello che ha detto Tinari l'ha fatto né caldo né freddo, diciamo così, dice. No. Cioè, non l'ha toccata più di tanto, insomma è stato anche un intervento duro. Ma guardi, il consigliere Tinari c'ha il diritto di in consiglio comunale e pure fuori quello che ritiene più opportuno diciamo che non mi ha fatto effetto perché non ha posto delle questioni politiche vere, serie. Insomma, io ho cercato di fare un intervento un attimo più, come dire, un attimo più elevato, sapendo che il mondo non finisce a Bariciano, con tutto il rispetto per gli abitanti di Bariciano, ma se vogliamo ricostruirla questa città, innanzitutto questa città deve essere una città aperta alle esperienze internazionali e alla cultura europea. Leonardo Don Giovanni, il vicepresidente dell'Arcighe dell'Aquila, insomma una vittoria sui diritti, una vittoria vostra, e anche se insomma c'è sempre qualche voce fuori dal coro. Sì, delle voci assolutamente discordanti e che mi dà anche un certo ribrezzo dover ascoltare. Comunque sia, questo riferisci alla dichiarazione di Tinari? Sì, mi riferisco alla gravissima dichiarazione di Tinari, del tutto fantasiosa, del tutto campata in aria, e mi sorprendo anche della visione di Ferella, del consigliere Ferella, che comunque è un ragazzo forse di qualche anno più grande di me e dovrebbe avere una visione opposta, diametralmente opposta. Comunque questo è solo un piccolo traguardo, non è una vittoria finale. Raggiungeremo la vittoria finale quando i diritti saranno uguali per tutti. Insomma, l'intervento è abbastanza forte, il tuo Ferella, no? Sulla scia di quello che ha detto Tinari, quindi li schediamo tutti, gli mettiamo il timbro come il mattatoio? No, assolutamente non è sulla scia di quanto detto da Tinari. Perché per quanto mi riguarda la deliberazione sulla quale siamo chiamati ad esprimerci è una deliberazione che invece crea discriminazione e continuerà a crearla. Perché? Perché non si affronta in maniera oggettiva quello che è il discorso dei diritti civili a chi oggi non ne ha. Perché dentro si fa un calderone per chi invece di diritti civili, ma di doveri civili, ne ha tanti, che sono le coppie eterosessuali. Perché se noi volessimo affrontare questo ragionamento dovremmo cominciare ad affrontarlo in maniera seria. Ma non lo ritieni un traguardo, insomma, anche un'amministrazione che giunge a una decisione del genere, un traguardo non solo per i diritti ma per qualcosa in più?
Sì, assolutamente sì, ed è proprio per questo che io chiedevo di scindere le due delibere, perché io avrei votato contrario al riconoscimento del registro per le coppie eterosessuali a favore di quello per le coppie omosessuali, perché è proprio questo il principio. Mi piacerebbe che l'amministrazione riconoscesse l'uguaglianza a chi oggi non ha gli stessi diritti, questo è il principio di fondo. Mentre qui si va a favorire, perché non dobbiamo dimenticarci che parliamo anche di assegnazioni di progetti case e quant'altro. Chi si favorisce con questo passaggio, secondo me? Beh, sicuramente si vengono a favorire quelle coppie eterosessuali che sono state costrette da questa amministrazione, non da nessun altro, a unirsi, i quali oggi giustamente chiedono alcuni riconoscimenti, ma a questo punto possiamo anche chiedere loro di assumersi anche delle responsabilità tramite il matrimonio civile.